rapporto del futuro dovrà sempre più essere orientato ai nostri clienti. Già rivediamo il futuro sempre più orientato alla mobilità dei nostri clienti. Non c'è nessuno dei nostri passeggeri che non è dotato di smartphone e quindi tenteremo sempre di più di accompagnare attraverso questi strumenti di mobilità l'esperienza dei nostri passeggeri. È per questo che abbiamo introdotto da poco e svilupperemo nel futuro la nostra Fidelity Card, che tenterà di razionalizzare un po' tutte le categorie dei nostri clienti e dare a loro, per il momento abbiamo cominciato con i frequent flyer, ma per il futuro ci tenteremo di dare una fidelizzazione anche per tutti gli altri clienti e tutte le nostre categorie. Ad oggi noi racchiudiamo tutti i nostri clienti in cinque categorie di passeggeri: i business legati al mondo dei professionisti, il business legati al mondo delle aziende, gli stranieri che vengono a trovare la nostra catchment area, i leisure che viaggiano in outgoing da Napoli e i city breaker. Di queste cinque categorie sono convinto che nel futuro riusciremo a dettagliarne tutti i comportamenti e aumentare questa profilazione, proprio perché i nostri clienti vorranno sempre più essere seguiti con dei servizi ad hoc e con una personalizzazione dell'esperienza. Il mondo del travel sta cambiando, i nostri passeggeri stanno cambiando, il futuro cambierà in termini di tecnologie e di servizi che potremo offrire alla nostra clientela, e solo chi sarà smart nel seguire questo cambiamento riuscirà a sopravvivere. Quindi noi vogliamo essere molto attenti nel seguire l'evoluzione, vorremmo cercare di avere la vision più corretta possibile del futuro. Vogliamo seguire questo cambiamento per cercare di soddisfare sempre più l'esperienza dei nostri passeggeri senza risultare obsoleti o tradizionali in questa mission. Lo vorremmo fare sicuramente seguendo i nostri tre valori fondamentali, che sono l'innovazione, l'essenzialità dei nostri servizi e la responsabilità di tutta la nostra organizzazione, non solo interna ma anche con gli stakeholder.